Buongiorno, buon Ferragosto a tutte le donne e gli uomini della Polizia Municipale, un ringraziamento da parte mia e di tutta l'amministrazione per quello che fate ogni giorno per la nostra città, spesso in condizioni difficili ma con grande competenza e grande cuore, quindi grazie perché noi amiamo Napoli e l'amore deve essere di tutti per difendere questa città, grazie, buona giornata a tutti. Testa 1, il centro a nome del suo personale in ascolto ringrazia, buon Ferragosto. Far sentire la vicinanza delle istituzioni nel giorno di Ferragosto è ormai una tradizione dell'amministrazione, che questa volta, dopo il rituale saluto agli agenti della Polizia Municipale, ha toccato altre tre tappe a partire dalla visita al rifugio per animali di Chiaiano, l'emozione non ha voce. Il sindaco, prima di recarsi nel pomeriggio all'appuntamento per anziani e stranieri, organizzato con la comunità di Sant'Egidio nel centro storico, sempre in compagnia dell'assessore a welfare Roberta Gaeta, è andato quindi in visita al centro polifunzionale San Francesco a Marichiaro, fra circa 60 ragazzi dai 14 ai 18 anni. È colui che è il sindaco della nostra città, perché anche io e noi ci viviamo questa città, quindi vederlo il sindaco, fare due chiacchiere con il sindaco è molto bello. Poi tu hai detto una cosa bellissima, che noi diamo gli strumenti a chi arriva adesso, questo significa la continuità, cioè il passarsi le conoscenze, le informazioni e quindi condividere insieme, costruire insieme, quello che poi succede in questo luogo che è Marichiaro, dove i ragazzi a noi non importa, sono italiani, stranieri, sono sì, ragazzi, i bambini sono bambini. Sì. E in cui poi ci si trasmette, no, quello sì, che si impara. Certamente, e appunto per questo sono molto felice, perché sto facendo tante esperienze con le associazioni cooperative ho ripreso anche la scuola, come loro hanno ripreso, studiamo per migliorare giorno per giorno. Sì, appunto, integrazione, stare insieme, creare comunità dove tutte le persone hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, non depositi di persone, abbandoni di persone. Stare insieme, stare uniti, è una comunità, l'avete ascoltato prima, loro si sentono napoletani a tutti gli effetti pur venendo da altre parti del mondo. Siamo sempre vicini alle persone più fragili, che hanno una grande dignità, che stanno con noi il Ferragosto, qui a Marichiaro, dopo con gli anziani e gli immigrati, stamattina con i cani e con i gatti, insomma tutti gli esseri viventi che hanno bisogno di solidarietà, è il segnale forte che la città si unisce insieme a loro e li abbraccia, una città con un grande cuore e anche con grande progettualità per far esplodere i diritti per tutti.